La protesta studentesca partita da Milano sui caro affitti è arrivata anche a Bari. Vediamo come gli studenti baresi si sono organizzati. E anche qui oggi a Bari, primi nel sud Italia a protestare contro la situazione del caro affitti, che ormai è devastante, che dal periodo pandemico in poi vediamo soltanto peggiorare. Noi chiediamo una cosa molto semplice, ossia l'introduzione di un reddito studentesco. Questo reddito studentesco, che è una proposta che come cambiare rotta a livello nazionale stiamo portando avanti, consiste nel tassare i profitti privati che le aziende private traggono attraverso tirocini e collaborazioni e contratti di ricerca con l'università e sullo sfruttamento anche della forza lavoro, cioè noi studenti, in modo tale che attraverso quella tassazione del profitto possa essere redistribuito sotto forma di reddito a tutti gli studenti e le studentesse, non solo dell'Università di Bari, ma delle università di tutta Italia, in modo che in questo modo, secondo noi, il diritto allo studio può essere realmente garantito. Che farete stasera? Rimanete qui e dormirete qui fuori l'università? L'idea è quella di rimanere qua fino a domani mattina alle 12 e cercare di resistere anche all'intemperie del tempo che stiamo vivendo. Come vi siete organizzati? Ci siamo, diciamo, mobilitati alla luce di quello che sta avvenendo nelle altre città italiane e per solidarietà a tutti gli altri studenti che vivono questi stessi problemi che viviamo noi, siamo venuti qua con le tende per farci vedere dalla città e far vedere che anche noi esistiamo. La protesta continuerà domani con un flash mob organizzato dagli studenti alle 12 in Piazza Cesare Battisti.